Eccoci qui, dunque, Confcommercio, come testimonia sempre il Presidente Sangalli, è una delle realtà più articolate del panorama economico nazionale. Diversi settori, compreso il vostro, qualche tempo fa ha deciso di creare una collana che significativamente voglia approfondire i diversi settori. Bene, l'ultimo studio è dedicato a questo settore, ma con noi innanzitutto per introdurci nel significato di questa collana qui, denominata non a caso Le Bussole, prego avvicinarsi al tavolo Fulvio, che è responsabile delle bussole ed è responsabile del settore politico per lo sviluppo del commercio. Grazie. Se mi mette la presentazione, mettiamo on, speriamo che... Perfetto. Allora, io vi introduco la collana Le Bussole, dopodiché illustreremo nel dettaglio cosa c'è in questo libro e lo faremo grazie anche a Fabrizio Valente di Kikilab, con cui lo abbiamo scritto e che partecipa al Vending Lab di Confida, per cui parecchie delle innovazioni che ci sono qua dentro derivano da un'attività che Confida e Fabrizio Valente di Kikilab hanno fatto insieme. Io vi illustro la collana. E la collana nasce da un'esigenza, come vedete è il sesto libro di questa collana. Siamo partiti con la ristorazione, poi con il negozio alimentare, il negozio nell'era di internet, il bar, l'arredamento e adesso arriviamo alla distribuzione automatica. Cosa c'è in questa collana e perché l'abbiamo scritta? Fondamentalmente sta scritto nel titolo, è un nuovo modo di fare rappresentanza d'impresa. Come sapete, la parte di rappresentanza di interessi è fondamentale, la parte di lobbying, come abbiamo visto anche oggi, è importantissima, la parte di servizi che Confcommercio, come tutte le associazioni di rappresentanza di imprese, fa è importantissima. C'è un tema però che è fondamentale anch'esso, forse nel futuro lo sarà ancora di più, ed è quello di parlare di business ai propri associati. Parlare di business significa entrare un po' nel dettaglio in quello che l'associato fa e in quello che potrebbe fare, le innovazioni che potrebbe apportare. E ci sono tante cose, come appunto vedete scritte lì, che aiutano a focalizzarsi nel business, quindi parlare di ricerche di mercato, parlare perché il consumatore decide certe cose, sceglie, fa certe scelte rispetto ad altre e illustrarle meglio ai nostri associati, parlare di trend di domanda e di offerta, vedere quello che succede nel mondo, sia nei nostri settori che in settori contigui, per cercare di avere magari ispirazione per casi nostri, nazionali, e poi parlare di numeri, perché anche quelli sono importanti, anzi, per chi gestisce un'impresa il numero è un po', no? L'elemento finale, l'elemento iniziale e finale di un buon business. Ecco, tutto questo si trova nelle bussole. Vi parlo di alcuni esempi. Nella bussola della ristorazione, per esempio, abbiamo diviso i ristoranti in 4 categorie a seconda del tipo di business. Per ciascuno abbiamo trovato degli indicatori importanti di settore, come i prezzi, le portate, l'incidenza del costo del food and beverage. Ecco, sono numeri di settore che non si trovano in giro. E quindi è un supporto che le federazioni, soprattutto dove stanno appunto come in Confida, come in FIDA, come in FIPE in questo caso, dove c'è la conoscenza di come funzionano certi settori, è un supporto che le federazioni danno agli associati, al mondo Confcommercio in genere. Ci sono ricerche di mercato, questo è un esempio della guida FIDA, Donatella che la conosci benissimo, quindi dove abbiamo fatto analisi di formati, perché un determinato formato come il negozio specializzato, dove hai i punti di forza, dove hai i punti di debolezza, che cosa la gente compra, che cosa la gente vuole, e quindi anche dare delle indicazioni poi ai nostri associati che aprono quel determinato tipo di formato. Nelle altre guide o in tutte le guide abbiamo caso presentato dei casi, qui ne troverete tanti, sono casi indicati con per ciascun caso qual è il concept che è venuto fuori, qual è il concept che c'è dietro al caso, quali sono i punti di forza, di debolezza, i suggerimenti anche per chi gestisce, per chi decide di aprire un determinato formato, un determinato caso. E ancora dalla ristorazione, suggerimenti su attività di promozione, suggerimenti pratici su come fare certe cose e guadagnare, quindi molto concrete. In questa guida troverete due cose aggiuntive rispetto alle altre. È la prima... Anch'io, come tutti i predecessori miei e chi ha parlato prima di me e chi penso anche chi parlerà dopo di me, vuole ricordare Lucio Pinetti. Quindi la prima è una pagina bianca. È una pagina bianca, all'inizio della guida c'è scritto solo a Lucio Pinetti. Beh, credo che sia doveroso, perché questa guida l'ha voluta anche lui, l'avevamo pensata insieme con Piero, con Kikilab, con Fabrizio Valente, ma con Lucio che l'ha voluta fortemente. Quindi credo che questa pagina bianca sia una differenza rispetto ad altre guide e importante. La seconda è l'ultimo capitolo, il capitolo 4, che però è quasi metà della guida. Perché questa guida ha una particolarità, non parla solo di vending
a chi fa vending, non fai, non è solo un approfondimento del settore, a chi questo settore lo conosce o magari vorrebbe migliorarlo o chi vuole entrare in questo settore. In questa guida c'è un capitolo molto importante che riteniamo sia un passo ulteriore, perché qui si parla anche di come il vending può essere integrato in altri settori, nei negozi per esempio, negli alberghi, in attività di servizio. Cioè vediamo che effettivamente l'utilizzo del vending, e ci saranno tanti casi che vi illustrerà Fabrizio, l'utilizzo del vending in settori cosiddetti tradizionali serve e dà un supporto e una crescita importantissima. Si possono estendere gli orari di apertura, si possono vendere prodotti diversi, si può ampliare l'assortimento, si possono fare tante cose con il vending anche in un negozio normale, tradizionale, fisico, anche in un albergo, anche in un'attività di servizi. Insomma, è un settore importante proprio perché permette di arricchire e innovare anche settori tradizionali, e quindi questo connubio tra macchinetta e persona fisica, come ci illustrerà Fabrizio, è un connubio importantissimo. Sempre nelle guide ci sono anche suggerimenti, appunto, e qui lo vediamo, come migliorare la gestione. Si parla di vetrine e visual merchandising nel negozio, nell'area di internet, e anche qui ci sono modi di rendere questa attività all'interno del negozio fisico, appunto, come vi raccontavo, più automatici, più interessanti, non solo vendere ma anche fare marketing. Ci sono casi interessanti in questo caso. E poi gli ultimi nati, è una derivazione delle bussole, ci sono i focus delle bussole, che sono degli approfondimenti su particolari, diciamo, settori, ma più che settori, delle attività, sono come delle monografie. Quindi parliamo di illuminazione nel punto vendita, l'abbiamo fatto insieme a Philips, parliamo di come vendere su eBay, lo abbiamo fatto insieme a eBay e presentato qualche settimana fa. L'ultimo, che uscirà nel dicembre 2015, dice come fare marketing personalizzato su Facebook, e ovviamente l'abbiamo scritto con Facebook, con un accordo nazionale che abbiamo fatto con Commercio e Facebook. Quindi questo dà anche, appunto, un'idea di quello che significa fare rappresentanza d'impresa in maniera un po' innovativa, come stiamo cercando di fare in Commercio, e questa collana è un esempio. Fabrizio, a te. Grazie. Grazie Fabio Tutti.